Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. I leader del centrodestra hanno incontrato Giuseppe Conte, finalmente dopo settimane di dobbiamo collaborare, dobbiamo fare tutto insieme, ma alla fine è sempre stato il governo che decide e poi informa l'opposizione di quello che sta facendo e se non è d'accordo l'opposizione fa niente. Questa è la linea di Giuseppe Conte, quindi Salvini, Meloni, Salvini per la Lega, Meloni per Fratelli d'Italia, Tajani per Forza Italia, sono stati ricevuti dal premier Giuseppe Conte. Era presente anche Maurizio Lupi per Noi con l'Italia, quindi ricevuti a Palazzo Chigi per un colloquio di 2 ore, un colloquio che dice che è stato chiesto dal premier Giuseppe Conte, accompagnato dai ministri Gualtieri e D'Incà, quindi ministro Gualtieri dell'Economia. Hanno chiesto i leader del centrodestra delle misure immediate e straordinarie, dire fare dell'Italia per 2 settimane una vera chiusura, una vera zona rossa, dove possano operare e lavorare solo i servizi essenziali. Questo era quello che avevo pensato io prima di sapere che l'aveva pensato anche Giorgia Meloni e Matteo Salvini, visto che sappiamo che c'è un'incubazione di 14 giorni, se si chiude l'Italia completamente per 15 giorni, 2 settimane, abbiamo eliminato il problema e non ci trasciniamo per mesi con l'economia che va a quel paese, ecco, proprio a quel paese. Io sono della stessa idea del centrodestra di chiudere l'Italia per 14-15 giorni solo con i servizi essenziali, ecco. Magari è un qualcosa di impraticabile, magari, però non ci sono comunque qualcosa di passato con cui si può prendere esempio, nel senso che è già successo in passato, si è fatto così. Questa è una cosa assolutamente, completamente nuova nel mondo, perché nei paesi asiatici hanno trovato una sorta di soluzione, però ci sono voluti 2 mesi e mezzo per rallentare le cose. Qui, se in Italia ci dovessimo arrivare al picco e poi rallentare le cose, passare altri 2 mesi con la borsa che perde il 10% ogni giorno, capite che dopo 2 mesi e mezzo l'economia sarebbe assolutamente distrutta. Ed è per questo che io credo e sono convinto che si debba fare. Però vediamo che cosa gli ha risposto Giuseppe Conte, perché la risposta, ha spiegato al termine Salvini, ci lascia preoccupati, perché abbiamo portato al tavolo la voce dei medici, sindaci, lavoratori, famiglie che chiedono misure per chiudere tutto subito, adesso, esclusi i servizi essenziali, ma la risposta è stata no. Noi il nostro lo abbiamo fatto, non vorremmo tornare qui tra 10 giorni, niente zona rossa totale, insomma, e per il momento sembra nemmeno in Lombardia e Veneto, come invece stanno chiedendo con forza i presidenti delle regioni Fontana e Zaia. Speriamo ci ripensino e ascoltino i territori. La nostra richiesta è quella di una chiusura, ma il problema è che il governo non dà risposte certe. Serve poi il pugno di ferro, il pugno duro, nelle carceri, dove nelle ultime 48 ore si sono registrati gravi protesti e scontri. Ci sono stati altri 3 morti, quindi salgono a 10 i morti, una notizia che sarebbe assolutamente di prima pagina, in alto, a scritta caratteri cubitali. Un governo in questo caso sarebbe caduto per una cosa del genere, però qui non è caduto nulla, perché la priorità più grave è un'altra, quindi questa notizia passa assolutamente in secondo ordine. Ma le richieste state elencate in precedenza da Giorgia Meloni: nominare subito un commissario straordinario con poteri di ordinaria sul modello di Guido Bertolaso dopo il terremoto di L'Aquila. Punto 2. Tutti a casa per 2 settimane, chiusura in tutta Italia di tutte le attività, salvo i servizi essenziali che vanno garantiti. Punto 3. Sostegno imponente dello Stato per tutelare aziende, lavoratori autonomi
e posti di lavoro. Punto 4. Servono decine di miliardi. Pretendiamo pieno sostegno da parte dell'Unione Europea e della Banca Centrale Europea. Non intendiamo perdere tempo a discutere di parametri europei. Poi c'era un altro punto che Giorgia Meloni non ha affrontato, che era quello, assolutamente, visto che è in programma nei prossimi giorni l'ultima riunione sulla modifica del MES, Giorgia Meloni aveva detto, per dignità questo governo dovrebbe dire all'Unione Europea: guardate, noi non ci stiamo più con la modifica del MES. Voi sapete che l'Unione Europea ha sempre detto che il nostro debito è sostenibile, non c'è problema, firmate questa modifica, ma il nostro debito, dopo quello della Grecia, è il peggiore d'Europa, ma per percentuale, debito in percentuale sul PIL, la produzione di ricchezza, ma in quantità di soldi il nostro debito è il primo in Europa, perché l'economia della Grecia è più piccola, quindi il suo debito in percentuale al suo PIL è un'altra cosa. Quindi se nel caso noi dovessimo aver bisogno di un prestito dal MES, il meccanismo salva stati, il MES ci direbbe: va bene, noi vi diamo i soldi che vi servono, ma dovete ridurre il debito al 60%, il nostro debito è arrivato al 140%. E per ridurre il debito un paese che non può stampare moneta cosa dovrebbe fare? L'unica cosa che può fare per estinguere metà del debito, per chiedere altri soldi, dovrebbe chiedere la metà del debito, oltre la metà del debito, ai cittadini, alle banche italiane e alle aziende italiane. Vorrebbe dire prosciugare i conti correnti degli italiani per pagare il debito italiano che ha con diverse entità nel mondo. Capite perché il MES, la firma della modifica del MES, non va assolutamente fatta? Lo dice Meloni, lo dice Berlusconi, lo dice Salvini, lo dico io, per quel che può valere la mia opinione, però niente da fare, niente da fare. Ma di questa lista, Conte, solo una sembra stata parzialmente accettata, il commissario, che poi l'aveva già deciso Conte, quindi è un'accettazione per modo di dire. Conte ha aperto, ma non di più, non possiamo dire che accadrà. I fondi per l'emergenza invece sono troppo pochi, meno di quanto si spende per il reddito di cittadinanza. Se però fosse chiaro che si tratta solo del primo passo, allora il decreto lo voteremmo, ma non è in vista nessun governo di unità nazionale. Ma sicuramente quei soldi sono un primo passo. Io credo che il governo li stia dando un po' alla volta proprio per evitare che ci sia poi un comunque darli tutti subito alle regioni, poi chi li vede più nel caso le cose dovessero migliorare, cioè ridatemi, li abbiamo spesi. Quindi probabilmente li danno un po' alla volta. E questa credo che sia la tecnica, come dire, adesso ne stanziamo questi, dopo vediamo. Governo di unità nazionale, ma figuriamoci, Giuseppi non accetterà mai di governare col centrodestra e autodefinirsi incapace di governare, che ha bisogno dell'aiuto di anche dell'opposizione. Quindi il governo di unità nazionale non è in vista e non lo sarà mai, come diceva anche Gualtieri, la possibilità è zero di un governo di unità nazionale, mentre Tajani è più possibilista e dice: non è stato escluso che l'istituzione di una zona rossa verrà in futuro, ma per noi non si deve perdere tempo, bisogna fare come la Cina, non possiamo aspettare che qualche lavoratore si ammali prima di chiudere tutto. E per il nome del supercommissario, il nome è quello di Guido Bertolaso, che deve agire in un quadro che preveda uno scostamento di 30 miliardi sicuramente. La maggioranza è per l'idea di un commissario straordinario, ma attenzione, il commissario straordinario non fa niente, non è che risolve il problema. Se ci fermiamo lì a guardare il commissario straordinario, ma chi se ne frega che il commissario o non commissario, non è il commissario che fa finire il problema, sono altre le cose da fare, no? Anche Matteo Renzi invece
parla anche lui di Guido Bertolaso, lo storico ex capo della Protezione Civile, lo stesso proposto da Silvio Berlusconi, che dice Bertolaso è il migliore, tutto qui. Se da lui, se dai a lui le chiavi della macchina, sa come farla funzionare, non mi interessano le tessere di partito, conta il merito. Per me lui è il più bravo, dice anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Ma il commissario straordinario sarebbe più che altro una persona che coordina l'approvvigionamento di macchinari e attrezzature sanitarie, non un portavoce del governo. Abbiamo già Giuseppi che porta la sua stessa voce, non c'è bisogno di qualcuno che dice quello che dice, no? Giuseppi. Si fa anche il nome di Walter Ricciardi, che era accreditato come possibile ministro per deleghe alle emergenze, ma sarebbe stato stoppato proprio da alcuni nella maggioranza. Vedremo quello che succederà. E comunque non avevo dubbi che Giuseppi dicesse no a tutto, ovviamente. Lui è troppo preso di sé. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter condividere e commentare. Siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti su YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.